26esima edizione del Salone Internazionale del Libro, dove osano le idee. Intervista Carlo Feltrinelli, il famoso editore, ha parlato della solitudine dei libri, ovvero del rapporto che c'è tra il lettore e l'oggetto della sua attenzione, che è un atto di concentrazione, ma anche di isolamento. Ebbene, il Salone del Libro di Torino possiamo considerarlo il grande antidoto a questa solitudine, l'appuntamento nel quale, almeno una volta all'anno, il libro diviene l'oggetto sociale d'elezione, il crocevia di incontri, dibattiti, ragionamenti collettivi. Per invitarvi a partecipare a questo grande rituale collettivo chiamato Salone del Libro, abbiamo perciò pensato di preparare per voi una specie di visita guidata. Un diario di viaggio tra padiglioni ed eventi che vi racconta 48 ore nel mondo del libro italiano. Potete guardarci comodamente da casa ed entrare a far parte del gioco. Poi potrete come sempre proseguire da soli aprendo il libro che state leggendo, cartaceo o digitale che sia, e ricominciando quel rituale impareggiabile della lettura, della solitudine, del nostro corpo che si trasferisce, armi e bagagli, tutto dentro la nostra mente, passando attraverso quelle parole, quelle righe e gli occhi che le leggono. Allora, andiamo? Al caffè letterario c'è Paolo Crepè che parla di giovani e di creatività. E voglio vedere come fa a mettere insieme il suo essere così VIP televisivo con il suo impegno nell'educazione, che è molto importante. Ha scritto Educare Oggi e tra poco lo incontrerò. I giovani non leggono più, diciamoci la verità, questi giovani non leggono. E quindi come si fa, ad educarli? Se il libro non diventa un oggetto gentile e gioioso e pieno di risorse, di fantasia, per esempio, è chiaro che io non ti trasmetto niente. Io credo che la lettura possa e debba anche diventare un po' erotica. Ah, ecco, questo è interessante. Sì, sì, perché è come far l'amore, no? Cioè, è una cosa che ti prende tutto, ti prende solo un pezzettino del cervello. Un grande libro agisce come un grande amore, non ti fa dormire, non riesce a smettere. E ha quelle caratteristiche là, quindi è interessante per quello. Gli scrittori si devono un po' annoiare nella vita. Se no non gli vengono le idee. Sì, perché così gli vengono le idee. Ah, ecco. Cioè, se tu fai una vita di per sé molto avventurosa, è molto difficile che poi diventi... basterebbe pensare a Kafka, basterebbe pensare a alcuni grandi, che in realtà erano persone, no, molto annoiate anche da se stessi. E poi io credo che... ecco, che internet non faccia sempre molto bene alla lettura, ecco, questa bignamizzazione, no, della vita, cioè il fatto che tu su Twitter scrivi due righe, in quelle due righe ci deve stare la tua esistenza, beh, questo io credo che ci debba essere anche un moto di sdegno. L'elogio alla brevità, si dice. Ma non è, ma a volte bisogna anche l'elogio della lunghezza. Insomma, la lettura ha bisogno anche di tempi, cioè non puoi leggere 5 minuti subito dopo la doccia e prima di scappare, o leggere solo in metropolitana. Insomma, noi per fortuna c'è una novità che voi avete, che io ho conosciuto da un punto della vita in avanti, che è il tempo. Voi avete tempo. Avete molto tempo, usatelo. E allora io credo che, per esempio, perché non la lettura? La lettura è anche un'operazione, secondo me, di umiltà.
perché è come entrare nel mondo di un altro e riconoscere che quel mondo di un altro è migliore del tuo. Riferimento della letteratura italiana e mondiale, dal 1946 scopritore di Gadda e di Parise, e adesso incontro anche il suo direttore editoriale, Giuseppe Russo. Ciao Giuseppe! Ciao Francesco! Come stai? Bene, tu come sei? Bene, bene. Siamo in mezzo a una comitiva di ragazzini che vengono a scoprire carino. I tuoi libri. Sì. Ovviamente un consiglio editoriale da te che sei il direttore editoriale. Guarda, è questo libro qui a cui tengo molto, Edward St. Aubyn e Melrose. Pensa che di recente un critico letterario del New York Magazine ha scritto: darei 1000 Fitzgerald per un St. Aubyn. Non ci posso credere, adesso questo me lo devi spiegare. Sapete che c'era la discussione attorno al Grande Gatsby, il film che è nelle sale con DiCaprio e via dicendo. Si è sviluppata una discussione su Fitzgerald negli Stati Uniti, se è davvero un grande o meno. E c'è un critico che ha detto: io darei 1000 Fitzgerald per un St. Aubyn, per dire l'importanza di questo scrittore che è stato finalista al Booker Prize in Inghilterra, è il caso letterario dell'anno. È una saga meravigliosa su una famiglia aristocratica inglese, i Melrose, vizi, virtù, un ritratto dell'alta società inglese. È lo stile di Fitzgerald, è il nuovo Fitzgerald. E lo scoprirò. Esatto. Senti, Neri Pozza come si sta comportando in questo periodo con i giovani scrittori? Ma guarda, Neri Pozza è una casa editrice fondata nel 1946, dal 1946 da Neri Pozza, ed è, penso, la casa editrice che ha scoperto, che ha pubblicato per la prima volta Goffredo Parise, Gadda, le prose di Gadda, quando Gadda veniva considerato oscuro, penso a Tone. L'idea nostra è ora di riproporre la narrativa letteraria italiana, perché, come dire, la narrativa italiana oggi ha scrittori di notevole capacità di intrattenimento, ma forse si è perso qualcosa rispetto alla grande tradizione letteraria italiana, vale a dire a quella grande stagione di scrittori che in qualche modo finita, no? Con Pasolini e con la morte di Pasolini. Dove, no? Sono gli autori? Dove sono gli autori? Dove sono gli autori soprattutto di narrativa letteraria? Perché esiste una distinzione tra narrativa letteraria e narrativa in quanto tale, no? Perché o la narrativa intrattiene soltanto o fa pensare anche, no? Per esempio, per dirti che ne so, narrativa letteraria per eccellenza è Delitto e Castigo, no? Certo. Che annuncia per la prima volta l'avvento del nichilismo, no? Certo. Molto più di migliaia di saggi. Allora noi cerchiamo quel tipo di narrativa lì, una narrativa in cui ci sia anche pensiero, spirito del tempo. E così alla via. Shantaram, potrei dire. Alla Shantaram, per esempio. Tu hai letto Shantaram, meraviglioso sì, lì. Sì, sì. E allora abbiamo indetto un premio, che sia il premio nazionale di letteratura Neri Pozza, ed è il premio con la posta in palio più ricca in Italia, 25.000 euro a chi vince. Ed è dedicato esclusivamente a un inedito. Penso ci hanno inviato un migliaio di manoscritti. E voi li leggete tutti? No, vi sono costretti a leggere tutti. Come sfatare uno dei miti della carta che non si può portare in spiaggia? Assolutamente. Noi siamo molto bravi a dissacrare e a sfatare questi miti. Qualche anno fa abbiamo giocato sul concetto di profumo di carta, perché la digitalizzazione fa perdere la sensorialità del libro. Quest'anno vogliamo giocare sul fatto che non si possano leggere ebook in spiaggia. Abbiamo procurato questo cuscinetto gonfiabile in plastica, dove infilare dentro il reader, l'iPad o qualche altro reader. La sabbia e l'acqua non possono arrivare a toccare. I tassi di crescita dell'ebook continuano a essere molto molto alti. Certo è ancora un fenomeno non diffusissimo e abbastanza limitato, ma se continua a crescere così tanto prima o poi diventerà un fenomeno anche molto molto grande e molto importante. L'importante è che forse in un salone dove si parla un po' di crisi dell'industria del libro, certamente quello che noi diciamo non è in crisi la lettura. Perché forse nel digitale la gente legge in momenti e in luoghi un po' diversi rispetto al cartaceo, ma continua a leggere. Non è che si legga di meno, si legge forse in forme diverse.
E poi c'è bisogno anche di stimoli, voi lo sapete perché oltre a distributori siete anche editori. Sì, noi siamo editori, abbiamo due piccole case editrici native digitali, una si chiama 40K e l'altra si chiama Emma Books. 40K è un formato che oggi qualcuno sta riprendendo, 40K sta per 40.000 battute, per cui c'è chi oggi sta riprendendo questo concetto perché il digitale richiede anche una lettura più corta, più veloce, per cui sono formati più corti, più brevi. Emma Books è una casa editrice che abbiamo creato in collaborazione con grandi associati, un'agenzia letteraria molto importante nel settore dell'editoria romantica, dell'editoria principalmente femminile, che sta avendo un successo veramente importante. Nella scorsa settimana tre titoli di Emma Books erano al primo, al secondo e al terzo posto della classifica generale di Amazon. Adesso, se mi permetti, Marco, mi prendo una pausa. Di Culture, un volto noto di Rai 5, presidente di RCS Libri, amico del Salone del Libro, Paolo Mieli. Quanto è radicato nella realtà di questo momento dell'Italia di oggi? Beh, il Salone del Libro accompagna l'Italia da molti anni in tutte le sue stagioni. Nell'Italia di oggi la cosa buffa a cui si assiste è che i politici che una volta facevano una gara per venire al Salone del Libro, esibirsi, dire la loro, dare la loro interpretazione, adesso se ne stanno un po' in disparte. Qualcuno verrà, domenica verrà Veltroni, però adesso sono più prudenti perché hanno paura che i libri glieli tirino addosso e quindi, e anche qua si fanno meno vedere perché solo chi ha un po' più titoli per scrivere un libro, non so, oggi è venuto Giuliano Amato, ma sono persone un po' appartate alla politica, quelli di primo piano così stanno a riguardare. Ma quelli leggono i libri, mi chiedo. Ma per esempio gli uomini di governo che ci sono adesso, a cominciare da Enrico Letta, Alfano, Franceschini è stato un pregevole romanziere. È vero. Li leggono e li scrivono e non sono libri banali. È un altro il mondo così che voleva il libro come status symbol, ma poi non aveva niente da scrivere e niente da dire. Quindi largo ai giovani, finalmente. Largo ai giovani, però anche qualche persona in su con gli anni dice qualcosa di intelligente e interessante. Ecco, dai, una cosa che non c'è nel Salone del Libro, non c'è questa storia del nuovismo, del giovanilismo. Ci sono, l'editoria ha saputo mettere in campo giovani scrittori che hanno avuto successo, Paolo Giordano, Silvia Vallone, Roberto Saviano, tutti ragazzi che avevano ben sotto i 30 anni e che hanno fatto dei libri che hanno avuto un riconoscimento unanime, che quando si va nelle centinaia di migliaia di copie, addirittura nelle milioni di copie, non sono trucchi, non si inganna. La politica non ha saputo fare la stessa cosa, però ripeto, non so, per esempio, ho detto prima che Giuliano Amato è qui oggi per presentare un libro che ha scritto per Il Mulino. Sto citando tutti i libri non editi da me per non apparire in... Però la Vallone. La Vallone è vero. Vabbè, ma com'è fiscale lei, guardi. Veramente mi ha pizzicato nell'unico punto di difetto. Perché dicevo, è un libro meraviglioso. Giuliano Amato e Andrea Graziosi hanno scritto un libro per Il Mulino di ricostruzione della storia d'Italia negli ultimi 60-70 anni ed è davvero pregevole. Cosa significa scrivere libri d'arte nel 2013? Quali sono le esigenze del pubblico? Cosa vogliono i lettori? Cosa vogliono i lettori non è importante perché scrive. I lettori trovano quello che già conoscono, ma meglio sarebbe trovassero quello che non conoscono. E comunque circa 100 anni
questo è un scenario che non è stato ancora immaginato, che si scrivono libri con l'idea di qualcuno che ne tragga vantaggio al di là degli specialisti. Ed è più o meno dal momento in cui vengono pubblicati i libri sul Rinascimento di Berenson, tradotti in Italia in quegli anni, e inizia la sua attività di poligrafo dell'arte Longhi, che è grande scrittore e che proprio nel 1914 scrive le prime cose su Mattia Preti, che è l'autore di cui oggi ho presentato la monografia, e Artemisia Gentileschi, la grande pittrice al centro di vicende che la rendono stimolante anche per la sua avventura di donna che si libera dall'uomo, e Caravaggio. Quindi da quel momento comincia una letteratura artistica che non è soltanto studio, ma è proposta di una diversa visione del mondo attraverso l'arte, di cui la punta di diamante è Caravaggio, che infatti nel 13 è ancora disconosciuto, è considerato pittore criminale, vive una sventura o una sfortuna critica che deriva dall'essere stato dalla parte del male, della malattia, della morte, quindi essere visto in chiave moralistica dalla critica del 600, del 700, dell'800, e quel protagonismo invece anche maledetto che è nella sua vita viene riproposto in chiave critica, in chiave artistica da Longhi, e trova il suo punto d'arrivo nella figura più caravaggesca del Novecento, che è Pasolini, che guarda caso era allievo a Bologna di Roberto Longhi. Quindi è tutta una... per cui si può dire che scrivere d'arte da quegli anni, da circa 100 anni, vuol dire, almeno per una parte di noi, indicare delle tendenze, indicare un pensiero dell'arte, rivalutare artisti. Poi ovviamente ci sono ancora la monografia su Beato Angelico, su Raffaello, su Michelangelo, che corrispondono alla necessità di conoscere i grandissimi maestri, ma senza che ci sia una forza di innovazione di pensiero che è quella che rende Caravaggio un Pasolini del suo tempo. Non c'è un po' troppo poca arte al Salone del Libro di solito? Ho osservato che la fondazione che hanno istituito per controllare sul piano amministrativo le attività del Salone è una fondazione dedicata al libro, alla musica e alla cultura, come se la cultura non le sentisse tutte come cosa sua. E quindi evidentemente chi l'ha scritta ha pensato che la musica è comunque un mondo autonomo, che il libro è la ratio del Salone e che la cultura le tiene insieme, dimenticando la parola arte. Ma proprio con la mostra di Mattia Preti, fatta a Venaria, in coincidenza, senza che io lo potessi pensare o programmare, con la Calabria regione ospite, si è creato un rapporto con l'arte di cui il Salone può essere promotore ulteriore. Chi viene qui può anche sapere che una parte delle attività di cultura che esprime il Salone hanno un importante settore a Venaria, che è vicina ma che è anche la principale istituzione oggi per proporre e produrre mostre rispetto a tante altre che hanno avuto alterna fortuna. Soffri, giornalista e fondatore del Post, ormai punto di riferimento della cultura digitale e tout court in Italia. Lo stato del Salone del Libro all'interno del Post, come viene affrontata la questione? Il Post si occupa in generale molto di contenuti e di singole storie, e questo si riflette anche sul modo in cui noi trattiamo i libri in generale. Il Post per esempio non fa recensioni. E cosa fa? Fa i libri, cerchiamo di far leggere i libri. Nel senso che come si fa a far leggere questi libri? Si chiamano le case editrici, oppure dopo un po' loro imparano che a te interessa quel genere, e gli si chiede se si può pubblicare delle anticipazioni dei libri, perché noi pensiamo che ancora il modo migliore per capire come sono fatti i libri sia quando entri nella libreria, sfogli e leggi quelle prime due o tre pagine. Siccome siamo più pigri, stiamo molto davanti ai computer, entriamo meno nelle librerie, però appunto c'è l'opportunità di leggere quelle due o tre pagine, o delle volte anche di più quando le case editrici sono più generose. Appunto diamo da leggere un po' di pagine di libro, l'abbiamo fatto ieri mattina in anteprima col nuovo libro di Vincenzo Latronico, pubblicato adesso per Buonpiani, che peraltro è molto sull'attualità perché parla di una storia, diciamo, che prende a modello quella del Movimento 5 Stelle. Però appunto cerchiamo di dare nudo e crudo il contenuto piuttosto che delle riflessioni sul contenuto. E poi in questo periodo si direbbe che voi siete avanti, perché pubblicate quello che succede in America, no? Tutti i libri che escono nel giorno in cui escono. E questo come si confronta invece con un'Italia che ci mette sempre un po'?
Ora, anche qui non abbiamo esattamente delle linee e dei pregiudizi di nessun genere. Se c'è un valore di contenuto e di storia di informazione in una cosa che debba ancora arrivare qui o che magari sia uscita anche 3 mesi fa, ci interessa abbastanza poco. Non è necessariamente una logica vincente. Oggi ho presentato un libro qui al Salone che era un libro molto interessante ma che è uscito a Natale e l'editore mi ha detto vabbè, ma magari non lo dire che è uscito a Natale, no? Che se ci pensi è una cosa buffa che debba essere rilevante per la qualità di un libro che era un ottimo libro che sia uscito a Natale la settimana scorsa. Però siamo assolutamente realisti su questo e quindi quando abbiamo le occasioni, come ho detto, di pubblicare le cose appena uscite, preferiamo le facciamo volentieri. Però se hanno un valore, se magari non sono ancora uscite in Italia, ma appunto c'è qualcosa che ne possiamo mostrare e dire che possa essere interessante, lo facciamo lo stesso. Il tempo non esiste, esiste la qualità. Nothing we can't shake. Allo stand dell'Einaudi risponde pazientemente a tutte le domande uno scrittore che è diventato rapidamente un caso letterario e una specie di fenomeno pop, Nikolaj Lili. With nothing much at stake. Tu hai portato in Italia delle storie nuove, inedite, delle sottoculture che le persone hanno scoperto e che si sono rivelate molto appassionate. Cosa significa per te questo? Ma io credo che è importante sempre tenere la gente unita. Si può farlo in diversi modi, io l'ho fatto attraverso la letteratura. Io credo che raccontare le storie umane, le storie semplici, che è accadute poco lontano o lontanissimo, ma comunque nelle situazioni di cui maggioranza di persone non conosce l'esistenza, è molto importante. La fame viene e scompare, ma la dignità, una volta persa, non torna mai più. Tu pensi alla scrittura per immagini quando scrivi? Ma in realtà la mia scrittura si basa su una tradizione di racconto, di narrazione di mio nonno. Mio nonno mi raccontava le fiabe, le storie e lo faceva in un modo molto coinvolgente. La cosa mi piacque talmente tanto che io decisi di inserire questo modo di raccontare, di parlare di mio nonno nel mio comportamento, quindi anch'io da piccolo, da giovane ho cominciato a copiare mio nonno parlando con amici, raccontando le cose in famiglia e lo stesso ho fatto quando sono partito a scrivere il mio libro, quindi tutto merito di mio nonno. Io credo che la visione del mondo, anche delle cose crude, cose brutte, se sono visti con un certo romanticismo, predispone le altre persone di condividerle. Ci sono altri temi che vuoi esplorare, che ci vuoi raccontare o continuerai su questo filone? Ma io cerco nei miei libri dedicare ai temi diversi, non credo che di aver dedicato un libro a un tema preciso e concreto, anche il secondo libro che è molto pesante, che è dedicato alla guerra, affronta temi diversi, perché guerra è un tema principale, ma dietro c'è tutto, sono problemi sociali, politica, personaggi singoli, amore. E adesso scrivo un mio quinto libro che sarà dedicato a un racconto della sopravvivenza alla dittatura moderna. Cioè, tutto ciò che noi viviamo, tutte le dittature che noi viviamo nel nostro oggi mi spaventano molto. Mi dispiace come la spiritualità e la fede ultimamente viene manipolata per
per scopi molto negativi, per portare al potere brutale dittature, per reprimere la gente. Il mio quinto libro racconta proprio una storia di amicizia di due persone della fede diversa, che noi in Russia abbiamo vissuto, perché da noi c'è un'antica tradizione di convivenza tra Islam, cristianesimo, buddismo, e quindi credo che in questo momento è una storia importante, però all'interno ci sono tantissime storie, c'è amore, amicizia, adolescenza. Mi piace molto raccontare gli adolescenti, sono i momenti in cui si scoprono grandi cose, quando si innamora per la prima volta e si ricorda sempre. Quindi è pieno di romanticismo questo libro. Io sono molto romantico. Mia mamma mi ha fatto così. Stefano Mauri del gruppo GEMS, che aggrega alcuni dei più importanti marchi editoriali del paese. Con un'Italia in evoluzione, come cambiano i gusti del pubblico verso la lettura? Direi che c'è la narrativa, che è sempre stata il punto di forza dell'editoria italiana, è ancora più forte. E quindi si rafforza? Si rafforza la narrativa, si rafforza l'attenzione per i grandi autori. C'è una concentrazione anche a volte eccessiva su pochi nomi che vendono molto più di tutti gli altri. E quelli emergenti come fa? E quelli emergenti, era fino a 2 anni fa il pubblico era molto attento agli emergenti, adesso per qualche ragione nell'ultimo anno è un pochino più refrattario a tentare nuovi autori. Ma per un'esigenza di conferma oppure perché è la moda del momento, comprare i grandi nomi, leggere i grandi nomi? Beh, sicuramente gli autori più mediatici spesso sono quelli che vanno in cima alle classifiche. Io leggo romanzi sempre più belli anche da parte degli esordienti, perché è vero che c'è internet che soddisfa il desiderio di lettura senza bisogno di comprare il libro in certi casi. Però anche gli autori usano internet e questo rende a volte i romanzi più informati, più belli e fatti meglio. Per chiudere, un nome, una segnalazione. Negli ultimi mesi il libro più divertente e originale che ho letto si chiama L'amore è un difetto meraviglioso, di un australiano, Graeme Simpson, che è un libro, è un romanzo che con un espediente molto divertente racconta due modi estremi di vivere l'innamoramento, da parte dell'uomo con la sua mentalità e della donna con la sua visione dell'amore. Il Salone del Libro dedica un focus al Cile. La memoria, che ruolo ricopre nella letteratura cilena? La memoria ha un ruolo fondamentale, è parte della nostra storia. Noi gli abbiamo una qualcosa per fare e ricostruire tutto il corpo sociale del Cile. In questo momento non è completamente ricostruito e per questo la memoria è fondamentale. E come si racconta una storia così complessa attraverso le vicende personali? Con onestità, di una maniera onesta e senza un affanno di un protagonismo eccessivo, semplicemente raccontando la storia come è stato. I suoi lettori italiani come reagiscono alle sue storie? Credo che bene. Sono molto felice con il rapporto, del rapporto con i miei lettori italiani. È un rapporto di amicizia, è un rapporto di... da 22 anni. Sì. Sì, è un buon rapporto, un bello rapporto. Che ispirano il Salone del Libro 2013 è quello della creatività. È curioso ascoltare un richiamo alla creatività in quello che deve essere il regno del talento e dell'ingegno applicati alla riflessione e alla fantasia, perché scrivere un libro è soprattutto questo. Forse però si voleva mettere l'accento soprattutto su una creatività di mercato,
come individuare e mettere in moto nuovi meccanismi di marketing applicati al libro. Strategie, aperture di nuovi filoni, ragionamenti sull'evoluzione dell'oggetto libro. L'hardware che sostiene il mondo della parola scritta. In questo effettivamente serve realismo, creatività e quel pizzico di audacia che per un po' l'editoria italiana ha esitato a mettere in campo. Al Salone del Libro di Torino ci si ritrova nell'immenso tesoro di D'Annunzio ed è un pezzettino del vittoriale dell'Italia. Un piccolissimo campionario di libri sui quali D'Annunzio ha scritto appunti, come faceva di solito. Lui aveva 33.000 volumi, ma li usava veramente. Qui per esempio abbiamo una copia della Divina Commedia, dove appena Hitler salì al potere lui scrisse una poesia piena di ironia cattiva contro Hitler: sull'acciaio dell'elmo ti gocciola il pennello d'imbianchino, eccetera eccetera. E poi abbiamo molti autografi di recente acquisizione. Questo per esempio è un Brindisi giovanile lunghissimo che lui scrisse di getto durante una cena. Abbiamo materiale di scrittura. E poi ci sono anche i suoi oggetti. Questi sono tutti i suoi oggetti di scrittura. Lui era ovviamente un feticista della scrittura. Cos'è questo porco spino? Lui era un portapennini. Boccette di inchiostro dal litro, ovviamente, matite e tutto quanto potesse occorrere. Chissà cosa avrebbe detto D'Annunzio sul Salone del Libro. Beh, certamente sarebbe stato favorevole, era favorevolissimo alla diffusione della lettura, ha fatto tanto per diffonderla. Ricordiamoci che nell'Ottocento era l'autore in assoluto più venduto. Nel 2013 le storie escono dai libri, cartacei o digitali che siano, per arrivare sul web. Sono storie da condividere che meritano di essere raccontate. Ci presenta questo progetto Linda Fava, editor di SBN Edizioni. Ciao, le cose cambiano. Ciao, le cose cambiano. Le cose cambiano. Le cose cambiano. Che cos'è questo progetto? Allora, questo progetto è una piattaforma web contro il bullismo omofobico e per tutti i tipi di bullismo. È un sito internet che raccoglie video di adulti e ragazzi omosessuali tendenzialmente o transessuali, persone che hanno vissuto durante la loro adolescenza, durante la loro giovinezza l'esperienza della discriminazione, del bullismo, o che comunque hanno attraversato un periodo difficile per via della propria identità, per via di quello che sono. E che vogliono raccontarlo attraverso dei video che vengono raccolti su questo sito che si chiama Le cose cambiano, www.lecosecambiano.org. In questi video raccontano come è stata la propria esperienza, come hanno superato le difficoltà e come hanno ottenuto alla fine una vita felice, dei successi di tutti i tipi, e parlano direttamente a quegli adolescenti che in questo momento potrebbero aver bisogno di sentire la loro storia. And every day it gets better. Compie 50 anni. Come viene festeggiato questo anniversario? Beh, noi non vogliamo celebrare l'anniversario, anzi avevamo chiesto al nostro amico Alberto Arbasino. Certo. E lui ha detto, ma noi siamo dei commemorati, non dei commemoranti, quindi io non vengo. E in effetti ha ragione, noi non intendiamo celebrarlo. Noi semmai siamo venuti qui per cercare di grattare qualche equivoco che ha avvolto l'essere del gruppo. Per esempio? Per esempio, il gruppo non era un movimento, cioè un incontro intorno ad una poetica, magari espressa con un manifesto, non era questo. Era un metodo di lavoro, e cioè incontrarci, scrittori e no, e critici, e gli scrittori, se volevano, leggevano i testi che avevano delle loro opere in fieri e lo sottoponevano al giudizio degli altri, che quindi verificavano l'efficacia
del loro progetto strutturale, stilistico, linguistico, stilistico. Noi eravamo diversissimi, ognuno con una sua immaginazione, con una sua, con i propri convincimenti diversi dagli altri, però avevamo una consapevolezza unica, e cioè che pensieri e sentimenti si possono tradurre in letteratura attraverso il linguaggio, attraverso le forme, non attraverso la predicazione o il racconto del come siamo buoni o come siamo cattivi o quanto disperante il mondo. Peraltro il nome stesso è un nome che non viene da noi, noi abbiamo imitato il gruppo 47, cioè il nome viene dal, si è stato suggerito dai tedeschi. Quindi era un incontro inizialmente involontario, che poi inizialmente involontario noi ci ritrovammo senza saperlo insieme. Scoprimmo a quel punto che eravamo giovani di 30 anni e che non sopportavano quello che avevano intorno, convinti che il presente, il passato lo conosci, il futuro lo aspetti, ma il presente non esiste, lo devi inventare. Una categoria particolare di protagonisti del Salone del Libro è quella dei bambini. Le scolaresche attraversano i padiglioni, in file rumorose, un po' intimorite, ma festose per la novità. E il Salone, di anno in anno, propone iniziative pensate appositamente per i più piccoli. La domanda è se e con quale intensità alla fine questo incontro avvenga, ovvero se i piccoli studenti tornino a casa con qualche indizio in più su cosa un domani un libro possa rappresentare nella loro vita. Perché ormai lo si è capito, far entrare i libri a far parte della crescita e delle abitudini delle ultime generazioni è un procedimento tutt'altro che scontato. Pronti? 3, 2, 1. Grazie. Con Matteo Codignola di Adelphi voglio parlare di Roberto Bolano, un autore cileno che il Salone del Libro ha contribuito a far riscoprire. Focus quest'anno del Salone del Libro sul Cile, e ovviamente se si parla di Cile si parla di Bolaño, perché è un personaggio straordinario con una vita molto curiosa e con delle pubblicazioni che si stanno riscoprendo adesso. Beh, lui non è che sia mai stato dimenticato, però c'è uno spartiacque nella sua storia, cioè è stato uno scrittore fino a un certo punto e poi ha pubblicato un libro l'anno, che ha scritto l'anno prima di morire, che è 1966, che improvvisamente lo ha fatto diventare da uno scrittore anche già popolare, ma insomma come tanti, a uno degli scrittori certamente più importanti di questi anni. E perché? Perché un romanzo come si pensava che non se ne potessero più scrivere, un romanzo, in realtà sono cinque romanzi, lui deve sentire, sono cinque romanzi che lui ha pensato di pubblicare separatamente, che dovevano anche essere letti in un ordine sparso, non necessariamente in quello in cui sono apparsi. Poi il suo editore spagnolo, a cui Bolaño deve molto, visto che ha lavorato molti anni per imporlo, ha pensato di trasformarlo in un unico libro. E perché è un intero, non abbiamo il tempo e lo spazio per raccontarlo, ma insomma è un intero mondo di un romanzo, ed è un tipo di romanzo come si pensava appunto che ormai non se ne potesse più scrivere. Al tempo stesso non è un recupero del romanzo, diciamo, ottocentesco, è un romanzo dell'anno, per certi versi, 2005 o 2166, perché per tante ragioni non solo è così, ma indica una strada. Difatti è uno scrittore, Bolaño, che piace moltissimo agli scrittori, specialmente ai giovani scrittori, no? Insieme a Foster Wallace sono due grandi modelli di questi anni di narrativa nuova, diciamo. Bolaño ha scritto moltissimi libri e nonostante abbia vissuto poco, è morto a 50 anni e abbia lavorato quindi poco, insomma è come arco di tempo, ma è uno scrittore compulsivo, produceva romanzi come uno respira, e sono libri tutti molto diversi fra loro. Questo è un piccolo e curioso libro italiano di ambientazione, anzi romano, anzi trasteverino, anche se Trastevere sì, è come un fondale di cartone, insomma non è una vera ambientazione, con una strana storia. Abbiamo recuperato rispetto alle edizioni precedenti la parola lumpen, che forse
oggi non dice più niente a nessuno, ma insomma è una parola un po' esotica, ma che si usava molti anni fa per definire gli strati più infelici, più bassi, più emarginati della popolazione. In quegli strati, in quel mondo, nasce una curiosa storia fra una ragazza che finisce in una storia di non di schiavitù sessuale, ma quasi, e il suo salvatore improbabile, che è un ex culturista e cieco e attore di film di serie B, anziano, perché sono due personaggi appunto improbabili. Nasce una storia nella Roma degli anni 80, così, che è certamente un libro molto curioso. Successo nell'editoria è quello dei libri di cucina. Ora sto per incontrare uno dei suoi protagonisti, che ormai stanno diventando delle star. Si chiama Simone Padoan, dei Tigli di San Bonifacio in provincia di Verona, ed è l'uomo che ha cambiato la pizza. Simone, tu sei uno dei protagonisti dei libri di cucina, ma si può davvero imparare a cucinare attraverso i libri? Sicuramente sì, scusa il gioco, ma sì, il libro per chi lo fa, nel caso della cucina, è sicuramente un segnare, no? un mettere su carta una parte del tuo percorso che hai fatto, quindi la soddisfazione grande è proprio quella di vedere in foto, vedere scritto un tuo percorso. Da parte di chi lo acquista invece è vivere un vissuto, cercare di cogliere, prendere ispirazione. Un libro per me è questo, è l'ispirazione che ti può dare, non è che ti insegna o che ti dà i segreti di una cucina, perché in realtà segreti non ce ne sono. Anche perché la tua pizza è difficilissima da riprodurre. Ma è difficile, no, non è difficilissima da riprodurre, è complessa, perché soprattutto partendo dagli impasti è molto lungo la fase di lavorazione, quindi è più lunga da spiegare forse che da fare, quindi non è difficilissimo da realizzare. Il problema è quello del prendere un libro e proprio prendere spunto da questo per poter trovare una tua identità. Adesso questo parlo da quello che può essere un professionista che va a acquistare un libro di un altro professionista, e da lì non lo fa per copiare, ma lo fa per un po' per curiosità, per leggere veramente un pezzo di vita di questa persona e per prendere spunto da questo. La voglia nostra era anche quella di fare un qualcosa che fosse indirizzato anche a un lettore, se vuoi, da una casalinga o pure semplice appassionato. Quindi noi abbiamo cercato di partire da un impasto molto più semplice e arrivare poi a quello più complesso che è il nostro. Quindi dalla semplicità di un impasto diretto arrivare all'illustrazione naturale. E quali sono invece i libri che ti hanno aiutato nel tuo percorso, da quando hai iniziato a fare questo lavoro? Mi piacciono i libri dove c'è la biografia di chi lo fa, quindi vedere il libro, ad esempio leggevo qualche giorno fa proprio la biografia di Moreno Cedroni, che lui abbiamo un trascorso che, se vuoi, è abbastanza simile in parte, nel senso che c'è stato un momento dove entrambi forse abbiamo toccato il fondo e da lì vedi una luce poi nel tuo lavoro, perché questo mi ha fatto capire che solo passando attraverso un momento buio puoi vedere un momento luminoso, o un momento buono lo cogli e lo capisci solo se passano attraverso un momento triste, un momento buio tuo. E quindi leggendo il Moreno anche lui ha avuto questo suo momento, quindi l'ispirazione mi arriva forse più da lì nella vita che non quanto le ricette vere e proprie. Porta, critico letterario, voglio parlare di un tema che non si vede tanto al Salone del Libro, la poesia. Sì, è vero. Io sono un critico di prosa,
ma ho fatto questa antologia di poesia da Dante fino a Caproni, a Pasolini, pubblicata da Fazzi, si chiama Poesia come esperienza, e in cui, devo dire la verità, mi sono riavvicinato alla poesia in età matura, perché la poesia è un linguaggio antico, la poesia è un linguaggio perfino arcaico, però forse è più vicino all'esperienza umana, alla verità dell'esperienza umana. E quindi niente, ho raccolto una quarantina di poeti che commento in modo molto personale, partendo anche da episodi della mia vita, della mia autobiografia. E io, se dovessi sintetizzare le ragioni per cui mi sono riaccostato alla poesia, direi che sono queste. Mi piace molto che una poesia non si può mai riassumere. Certo. Mi piace, cioè, nella società della comunicazione tutto si riassume, tutto si tenta di parafrasare. La poesia non si riassume. E qui questo fatto, diciamo, ne fa un genere quasi eversivo. Poi mi piace che la poesia, un qualsiasi componimento, non si lascia mai possedere del tutto. Cioè, io ho capito che una poesia ci può piacere anche se non la capiamo. Sto dicendo una cosa un po' paradossale, ma non è necessario capirla tutta. Ecco, uno può anche così, ti può piacere un componimento, ma lo capisci in parte, lo capirai magari tra 10 anni, ecco. E poi, se devo dire, forse un'ultima ragione, è che anche la poesia più tragica, anche la poesia di Leopardi più... struggente. Più disperante, in quanto poesia, e cioè in quanto canto, esprime un amore per la vita. Quindi, diciamo, ogni poesia, ripeto, anche la più tragica, contiene sempre un eppure, in un certo senso. Perché? Perché c'è una consonanza con il ritmo della vita, con il ritmo del cosmo. Ecco. Un autore che consiglieresti ai giovani? Un classico? Quello che vuoi. Guarda, mi viene in mente Umberto Sabba, che io a scuola non capivo perché mi sembrava troppo semplice. Beh, vabbè, ma è banale rispetto alla poesia simbolista. Invece la semplicità di Sabba era più scandalosa di tutta la poesia sperimentale del Novecento, perché lui riusciva a dire, al di fuori di qualsiasi gergo culturale, lui riusciva a dire la verità della sua esperienza. E chissà, forse se l'avessimo capito di più Sabba nel 68, avevo 15 anni, forse questo ci avrebbe salvato da certi esiti distruttivi o perfino autodistruttivi di alcune nostre scelte. Diario delle 48 ore alla 26esima edizione del Salone del Libro. Vogliamo ringraziare chi l'ha realizzato, gli ospiti che ci hanno aiutato a capire questo evento e l'intento da cui nasce, dare forza e senso alla cultura in Italia. Ed è una buona causa per spendere il nostro tempo, proprio come spenderlo leggendo un libro. You. Ooh, 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 ooh.
sleep. You're the star in my dreams. I won't kiss you.